Mi sei pronto? Bruttissimo. Sono le 7:20. È andato bene? Stavamo dicendo, stiamo andando a Capo di Ponte, un paesino in provincia di Brescia famoso per le migliaia di incisioni rupestri preistoriche. Questo infatti penso che sia il punto più lontano mai raggiunto per andare a registrare un episodio della serie Lombardy Experience. Da Milano ci si arriva facilmente in auto, prendendo l'autostrada e uscendo a Bergamo, proseguendo poi in direzione Edolo. C'è il parco con le incisioni rupestri, i massi di Cemmo ed il parco Seradina Bedolina. La prima visita di giornata la faremo al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, che è stato istituito nel 1955 e che conta un centinaio di rocce nel parco con migliaia di incisioni rupestri. Abbiamo parcheggiato lì la macchina e ora ci facciamo gli ultimi 500 metri a piedi, entrando nella Sardina che va nel bosco, per arrivare quindi al Parco delle Incisioni Rupestri. Labirinto. Allora Luca, interpretazione personale di questa incisione rupestre? Assolutamente, abbiamo il DJ. Sì. Le persone che ballano. Sì. Barman. Ok. Persone in hangover. Quelle sotto. Ok, siamo usciti dal parco, siamo tornati di nuovo alla macchina e la prossima destinazione sono i massi incisi di Cemmo, che si trovano dall'altra parte di Capo di Ponte, che sono praticamente il primo sito rilevato in questa zona nel 1909. Una volta lasciati i massi di Cemmo, lasciamo la macchina anche lì parcheggiata e ci avviamo a piedi verso il parco comunale di Seradina Bedolina, che è l'ultima tappa di questa giornata. In quest'altro parco sono situate rocce incise principalmente tra l'età del bronzo e l'età del ferro, quindi tra il 4000 e il 2000 avanti Cristo, se la memoria non mi inganna. C'è stato un piccolo problema, ho dimenticato le batterie in macchina, quindi quella che avevo probabilmente è arrivata alla fine, proprio all'ultima incisione rupestre. A questo punto direi che il video di oggi è finito, quindi ci vediamo alla prossima puntata.